Nuova ribalta internazionale per i vini di Puglia, questa volta in Germania, a Düsseldorf, dove dal 24 al 26 marzo i produttori pugliesi hanno partecipato a ProWine, fiera leader a livello mondiale nel settore dei vini, con oltre 4.000 espositori e 40.000 addetti ai lavori. 47 le aziende presenti, di cui ben 32 nell'area, all'interno del padiglione 3, riservata alla Puglia. Qui, negli spazi espositivi, i vignaioli pugliesi hanno proposto con successo le proprie produzioni a visitatori internazionali provenienti dai più rilevanti mercati di importazione vinicola del mondo. Come ogni anno, sempre di più si conferma l'interesse per il vino pugliese, ma soprattutto per le aziende agricole, cioè produttori oltre che di vino di uve, e soprattutto chiaramente la corsia preferenziale l'hanno i vitigni autoctoni. L'edizione 2013 di ProWine ha serbato un'importante novità per la Puglia: la collaborazione con la Deutschland Sommelier Association, grazie alla quale, nei tre giorni dell'evento, nell'area istituzionale i vini regionali sono stati al centro di degustazioni a tema guidate da esperti relatori. Negli ultimi anni la presenza della Puglia, dei produttori pugliesi e della Regione Puglia, grazie anche al supporto dell'assessorato alle risorse agroalimentari, è notevolmente aumentata di importanza. In tre anni i produttori sono presenti in questa fiera, sono passati da 20 a 40. Il Movimento Turismo del Vino offre il proprio supporto nelle attività collaterali, questo per far meglio conoscere al mercato non solo tedesco, ma anche mercati del nord Europa, perché il ProWine è diventato una fiera davvero importante a livello internazionale, il vino pugliese. Altra vetrina di prestigio, si conferma la presenza dei vini di Puglia all'interno del padiglione 6, dove grazie a un accordo fra l'area politiche dello sviluppo rurale della Regione Puglia, Union Camere Puglia e Vinum, la celebre rivista distribuita in Germania, Austria e Svizzera, sono stati organizzati tre wine tasting con approfondimento sui territori vitivinicoli pugliesi dedicati a Primitivo, Negro Amaro e Nero di Troia. Sul Nero di Troia dobbiamo dire che è un vitigno che si sta posizionando negli ultimi tempi grazie a un lavoro di recupero che molti produttori pugliesi stanno facendo, e devo dire che sta riscontrando interessi anche oltre quello che erano le aspettative, perché si sta posizionando fra i tre più importanti vitigni pugliesi, oltre al Primitivo e il Negramaro, che già sappiamo avevano una strada ben spianata in Germania. Il trend è sicuramente positivo e, contrariamente a quello che è l'andamento del mercato per quanto riguarda il Primitivo, stiamo avendo una notevole richiesta, pertanto noi ci aspettiamo veramente grandi cose. Subito dopo il ProWine, la Puglia sarà pronta a raggiungere con i suoi vini l'altra metà dell'enologia internazionale, il Vinitaly di Verona, in programma nella città scaligera dal 7 al 10 aprile.